Un grande evento per la città di Brindisi si è tenuto giovedì 8 settembre. Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, è giunto nella città adriatica per supportare e condividere l'intensa e continua attività del partito provinciale e per incontrare le associazioni, la stampa, gli iscritti e tutti i cittadini interessati al cambiamento. Si tratta questa di una presenza importante in un momento in cui l'Italia dei Valori, a livello locale come in tutta Italia, va costituendosi come alternativa propositiva è sempre più forte al governo centrale, finalizzata a rimettere al centro delle azioni politiche e di governo i cittadini e i loro bisogni e diritti. La presenza di Antonio Di Pietro è servita a far conoscere le proposte per affrontare in modo equo la grave crisi e per costruire una reale alternativa di governo credibile. In Piazza della Vittoria vi è stato anche uno stand per la raccolta delle firme per il referendum, che vuole l'abrogazione dell'attuale legge elettorale e per la legge di iniziativa popolare diretta all'abolizione delle province. Ma ascoltiamo ora le dichiarazioni di Antonio Di Pietro. Presidente, è nata questa manovra, insomma, così potremmo tentare di capire, non ci saranno altre modifiche, ma il Mezzogiorno dov'è in questa manovra dei tagli? Non è una manovra questa, è semplicemente un latrocinio. Siccome bisognava far quadrare i conti, c'erano diverse strade da scegliere. È stata la scelta più semplice, ma anche la più drammatica, quella di toglierle alle fasce sociali più deboli, toglierle quindi a quelli che vanno a fare la spesa perché troveranno l'IVA aumentata, toglie agli enti locali, quelli che devono assicurare i servizi assistenziali, i servizi dei trasporti locali e quant'altro, toglierle a quelle persone, cioè che le tasse già le pagano. L'Italia dei Valori ha proposto un'altra manovra che prevede lo stesso la possibilità di far quadrare i conti, soltanto che stavolta le prendevamo a quelle che non le pagano le tasse, a cominciare dagli evasori fiscali, per finire anche agli scudati fiscali e per tutta una serie di interventi sui costi della politica, della casta, della cricca e addirittura dei costi dannosi, comprare 15 cacciabombardieri con una situazione così rovinosa per l'Italia, buttare via dei miliardi di euro per comprare i cacciabombardieri è soltanto chi è chiuso nel suo bunker alla Gheddafi maniera sragiona in questo modo. Ma la cosa più grave in questa manovra sta nel fatto che la manovra doveva servire per far quadrare i conti. Ci hanno inserito qualcosa che non c'entra nulla con la manovra economica per far quadrare i conti. Hanno inserito una costrizione, una compressione dei diritti fondamentali del lavoratore, abrogando di fatto l'articolo 18. Questo non è che comporta un vantaggio, comporta semplicemente una vendetta nei confronti del mondo del lavoro che è riuscito a conquistare alcuni diritti. Per questa ragione l'Italia dei Valori ha già presentato una sua questione pregiudiziale di costituzionalità, perché riteniamo che viola la Costituzione questa decisione, e faremo ostruzionismo perché riteniamo che non ce l'ha ordinato il medico per far quadrare i conti, di farle pagare sempre ai poveri cristi, e soprattutto ci stiamo impegnando, come vede, nel paese, nel territorio, per cambiare la legge elettorale, per fare in modo che in Parlamento ci vadano persone che non vanno lì per sistemare i loro affari personali o le loro pendenze giudiziarie, ma vanno lì per salvaguardare un po' gli interessi del Paese. Noi dell'Italia dei Valori siamo convinti che, così come siamo stati capaci di fare opposizione, saremo capaci anche di governare meglio rispetto a questo, non ci vuole davvero molto. Vede, oggi hanno fatto un disegno di legge per dire che abrogheranno le province. Un mese e mezzo fa l'Italia dei Valori ha presentato un disegno di legge in Parlamento e si è votato, e hanno votato no all'abrogazione delle province. Ciò vuol dire che non c'è alcuna voglia di abrogare le province. Nel merito, lo voglio dire ancora in modo forte e chiaro, nessuno vuole togliere le funzioni che stanno facendo le province, né vuole mandare a casa i funzionari, gli impiegati o quant'altro.
è la classe politica, è la casta che non serve. Mi spiegate perché c'è bisogno di fare i consiglieri provinciali, assessori provinciali, presidenti di provincia, per fare un lavoro che può fare un dipartimento della regione o un assessorato del comune. Quindi noi è la casta politica che vogliamo eliminare, non delle funzioni amministrative. E in secondo luogo, noi riteniamo necessario in questo momento rivisitare totalmente tante strutture farraginose amministrative. Voi immaginate che a livello di comune, province, regioni ci sono centinaia e migliaia di società a capitale pubblico retti da consiglieri d'amministrazione. Prendetevi un po' uno sfizio, andate a vedere in Facebook, andate a vedere nella rete, sono tutti al 99% trombati dalla politica. Chi non viene rieletto, né un posto di consigliere d'amministrazione o da sindaco di qualche società a capitale pubblico non glielo toglie nessuno. Lo scopo è semplicemente per portarsi a casa uno stipendio senza lavorare. Che cosa noi diciamo? Basta l'amministratore unico, che c'è bisogno di consigli di amministrazione? 10, 15, 20 persone, basta un amministratore unico laddove proprio bisogna mantenerla, la società, ma soprattutto tante società che servono soltanto per far mantenere la politica, sciogliamole, ecco, risparmiamo anche lì i soldi. Volevo chiedere qual è il futuro dei giovani italiani, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la politica, come vede appunto il futuro dei giovani, per quanto riguarda la pubblica istruzione, quali sono i passi che bisognerebbe attivare per un futuro migliore? Per quanto riguarda i giovani. Dunque, per quanto riguarda il futuro dei giovani, no, purtroppo essi non hanno le stesse possibilità che abbiamo avuto noi in queste condizioni. Ecco perché io sono sempre dell'idea che uno Stato che si rispetta investe sui giovani, non dando ad essi un fondo a perdere se hanno già i soldi per fare impresa, ma andando a valutare i progetti di volta in volta che possono dare. Soprattutto tenete presente, io se fossi al governo, oggi come oggi, i fondi FAS che vengono utilizzati sono circa il 10%, li utilizzerei al 100% e li utilizzerei proprio con riferimento al sviluppo giovanile, dell'imprenditoria giovanile. In primo luogo. In secondo luogo, lei mi ha fatto un'altra domanda. Sì. Che riguardava la pubblica istruzione. La pubblica istruzione. Noi proprio ieri sera ci siamo riuniti a Roma e abbiamo deciso tutta una serie di azioni da fare con riferimento alla riforma Gelmini, a cominciare da lunedì, dove faremo dei sit-in davanti al Ministero e con delle interrogazioni parlamentari che stiamo riproponendo ancora da settimana prossima. Noi siamo convinti che quel che va fatto in questo momento è proprio quello di cancellarla, quella riforma Gelmini, così come l'ha proposta, perché quella così come proposta non è una riforma che aiuta, ma semplicemente ricrea nuove differenze tra classi sociali.